Amici di Telemolise, oggi il nostro viaggio ci porta a Castelnuovo a Volturno in occasione di un antichissimo rito, il rito dell'uomo cervo, un rito avvolto dal mistero che rivive e che torna a febbraio dopo 2 anni di stop causa Covid, insieme alle altre tradizioni del carnevale e alle mascherate. E allora restate con noi per scoprire tutti i dettagli a riguardo. Maria Chiara e Sofia, due piccole ragazze, ma anche voi tenete viva questa tradizione, il rito dell'uomo cervo. Come vi sentite? Siete pronte per questa serata? Un po' d'ansia ce l'abbiamo sempre, però sì, siamo pronte. Siete giovanissime, ma è la prima volta che lo fate? No, diciamo la seconda. Perché l'abbiamo fatto quest'estate ad agosto? Quindi siete rimaste affascinate? Sì. Sì, siamo un po' emozionate, tanta ansia. Tanta ansia, poi vi libererete tra pochissimo. Ci dicono che appena scendiamo, perché poi la nostra madre l'ha fatto, quindi appena scendiamo ci libera tutto. Ma voi avete un ruolo di spessore, siete un po' le malefiche di questa rappresentazione. Allora, noi scendiamo, facciamo un rito per far apparire l'uomo cervo, quindi facciamo questo rito per far apparire l'uomo, perché poi dopo scenderà l'uomo cervo. Diciamo che quando il cervo e la cerva si innamorano, noi facendo un rito distruggiamo l'amore. Allora siete cattivissime. In realtà no, però in questo... Nella vita reale poi, insomma, siete più buone. Sì. Diciamolo. Sì. Dietro il rito dell'uomo cervo c'è tanto lavoro, tanta preparazione. Signor Manfredo, lei sta truccando l'uomo cervo, come sta andando? Bene, bene, stiamo facendo un bel lavoro, come vedete. Penso che sia venuto un bel lavoro, dai. Diciamo, rende l'idea dell'uomo cervo. Sì,
Penso proprio di sì. E poi oltre a questa preparazione di tipo, insomma, di trucco, c'è anche la preparazione fisica del costume, che è realizzato con delle pellicce. Pelli di capra, poi ci stanno le campane, ci stanno le corna originali di cervo, quindi diciamo che è una bella cosa, dai, una bella preparazione. Ogni anno si conservano anche questi costumi? Ogni anno conserviamo i costumi, sempre belli tirati a lucido, sempre ben messi. Siete custodi di un patrimonio stupendo. Grazie. Con noi John Barilone, uno dei protagonisti di questa rappresentazione del rito dell'uomo cervo. A te il ruolo del cacciatore, che è sicuramente un ruolo molto importante. Scacci il male da Castelnuovo a Volturno. Sì, il cacciatore nel rito dell'uomo cervo è interessantissimo. È un personaggio misterioso. E l'abbigliamento, da come potete notare, è quello tipico dell'uomo che si avventura nei boschi. Poi armato di questo fucile che è caricato a salve, che a fine manifestazione viene evocato da tutta la popolazione gridando il cacciatore, però in realtà nessuno sa da dove arrivi. E possiede questo potere sovrannaturale che è in grado di restituire la vita a due cervi. È un po' l'uomo del fato. Sì, cioè soffiando loro nelle orecchie le due bestie tornano purificate da ogni male. Diciamo che il classico passaggio, inverno-primavera, cioè, i raccolti saranno abbondanti e il tempo sarà clemente. Allora la gente fa bene a invocarti, ti senti emozionato per questo ruolo, in ansia? Questa è una rappresentazione che a noi qui del posto ce l'abbiamo rovendo al cuore. E cioè ogni anno, peccato questi due anni per la pandemia, non si è potuta proprio fare, però diciamo che quando viene questa ultima domenica di carnevale per noi... È un periodo stupendo. Sì, sì. E tu sei anche un veterano di queste rappresentazioni, ci dicevi a microfoni spenti, a telecamere spente, che hai fatto anche il ruolo del cervo. Sì, anni indietro ho rappresentato la maschera dell'uomo cervo e l'ho rappresentata per ben 4 anni. E diciamo che rappresentare questa maschera dell'uomo cervo cambi proprio, cioè, personalità, diventi un'altra persona, diventi proprio quella persona proprio... Con quella violenza... tipica dell'uomo cervo. Accattivante proprio, una cosa proprio bellissima proprio. E allora cosa vogliamo dire ai giovani di questi territori? Una tradizione che dietro ha molto lavoro, quindi sicuramente devono impegnarsi per mantenerla viva. Giovani, sì, la nuova generazione, con la speranza che riusciamo ancora, perché qua purtroppo i piccoli paesi siamo in via di estinzione, però mai dire mai. Il signor Maurizio Martino, Martino di nome e di fatto, è questo il ruolo che interpreti nella rappresentazione dell'uomo cervo. Cosa fa il Martino questa sera? Allora, il Martino non solo questa sera, ma in tutte le manifestazioni, è l'uomo, diciamo, il personaggio buono della pantomima, che cerca di domare i cervi, che però alla fine non ce la fa, non ci riesce, e poi interverrà il cacciatore. Quali strumenti usa per domarli? Vediamo dei bastoni. Il bastone, no, questa è la torcia solo per le fiaccole e uso solo il bastone. Un bastone che non basta poi alla fine. Non basterà perché i cervi sono sfegatati, quindi non ce la farò io. Mi assaliranno, mi metteranno sotto e poi interviene il popolo che li lega di nuovo un combattimento, ma alla fine io non ce la faccio
e interviene il cacciatore. Le buone intenzioni sono tutto. Esattamente, io ci provo in tutti i modi, però non riesco. Chissà che magari un giorno in qualche edizione ci riuscirà. Sarà difficile, sarà difficile.